riuscito anche ad immortalare il secondo incontro, Massimo Max a catturare in ogni scatto tante ma tante emozioni, acrobazie, piroette, parate stellari dei nostri giocatori. E ovviamente quindi mi fanno cenno che è il momento giusto per accogliere le nostre ragazze bandiera, iniziando con le ragazze con il vessillo del Brasile. Brava, brava Porto Sant'Elpidio, voglio sentirvi da qui, quindi applausi, applausi a Gogo anche per le ragazze con il nostro tricolore, il momento della bandiera dell'Italia. Lo stesso applauso per accogliere in arena la terna arbitrale Melfi Giuseppe. A seguire Vittorio Elvio Daiello. Per ultimo, ma non ultimo appunto, Oli Badotti Andrea. In arena, la formazione del Brasile indossa il numero 1, Ryan Messias. Con il numero 2, Thiago Alves. Broken bells and broken church. Con il numero 3, Alves e John. Il numero 6, Francisco Lima. Numero 7 per Cesar Roca. Numero 8, Renato Mineiro. Fascia da capitano il numero 10, Geda Neves. Numero 11, Carlos Cayan. Con il numero 9, William Da Silva. Allenatore Philippe Kupke. È il momento dell'Italia, l'applauso di tutta quanta l'arena, con il numero 12, Antonio Chimenti. Con il numero 2, Massimiliano Tangorra. Il numero 3, Gaetano Zingrillo. Con il numero 4, Stefano Santoro. Numero 5 per Massimo Ganci. Ha stampato il numero 7, lui si chiama Giorgio Lavista. Con il numero 9, Vito Falconieri. Hai la fascia da capitano, hai il numero 10, lui si chiama Davide Di Michele. Con il numero 11, Valerio Quanta Matteo.
allenatore Maurizio Iorio. Ora vi invitiamo ad alzarvi tutti quanti in piedi, è il momento degli inni nazionali, iniziando con l'inno del Brasile. Signore e signori, mano al petto, si canta e ci emozioniamo con l'inno d'Italia. Ci sono, siamo pronti dunque per questa seconda gara della seconda giornata valevole come gruppo B tra Italia e Brasile. Si parte subito con il primo tentativo con la conduzione di Massimo Bianchi, che non va lontanissimo dal palo e la porta difesa da Ryan Messias. Dunque il Brasile mette in gioco il pallone questo rilancio corto da parte della formazione di Bianchioro. Il pallone arriva dalle parti di William da Silva, controllato ancora dalla nazionale italiana, poi Lima, l'ex giocatore arrivato in Italia alla fine degli anni 90 per vestire la maglia del Lecce, poi ha vestito quella del Bologna, della Roma, del Brescia e anche di tanti club europei, giocatore davvero importante per quanto riguarda il campionato italiano, che manovra adesso il pallone, cerca di smarcarsi Geda. Il pallone arriva all'ex giocatore di Cagliari, Vicenza e di tante altre formazioni del nostro campionato, Geda, che con 67 reti in Serie B è il secondo miglior marcatore straniero della cadetteria, alle spalle del Diablo Pablo Granoce. Geda lo ricordiamo veramente in tante salse nel nostro campionato. Intanto l'Italia fruisce di un calcio di punizione ed è pronto a batterlo Gaetano Zingrillo. Parte la battuta di Zingrillo, palla che si inclina sopra l'avversario. Guida, guida, accorda, accorda. Con il campo con questa azione da Ryan Messias,
quando mette in gioco il lancio lungo all'indirizzo di Da Silva, il controllo ancora di Geda, che però spalla alla porta, prova a liberarsi. Ora Geda è un commentatore sportivo, lo vediamo spesso a Sport Italia, dopo che ci è iniziato con tanto percorso. C'è un fischio da parte dell'arbitro, c'era stata una prodezza in sforticiata da parte di Massimo Ganci, l'arbitro però ha avvisato un intervento falloso da parte del Brasile, calcio di punizione per gli azzurri. È pronto Massimo Ganci, sistema il pallone con prima terra, ricordiamo Italia e Lidia 1-1 contro il 9-1 contro il Senegal, il campionato di primi punti, di 3 punti in questa competizione. E oggi vuole fase importante con le mani verso Geda, pallone che sfida ancora finché per Ganci, prova ad evitare Lima che però gli recupera tempo al pallone, smista il cuoio in mano per Renato Mineiro, ancora ritroso verso Carlos Kerian, lo stop aereo non ci riesce, invece il lancio per Geda, esce Chimenti, recupera senza ora la stessa azione, mette il movimento in da, dicevamo l'ex giocatore di Lecce, Bologna, Roma e anche del Brescia, visto nel nostro massimo campionato, prima che recepito anche bei ricordi, intanto di Brasile recupera ancora il pallone, Geda si fa vedere, arriva il lancio a ritroso, poi la tentativa, la traversa prima colpita da Lima, e intanto l'Italia ci fa il rilancio per Geda di testa, Chimenti si accartoccia su se stesso, recupera il rilancio verso Di Michele, lascia viene recuperato adesso da Messias, e poi ceduto in avanti al numero 8 Renato Mineiro, però lo piace con Di Michele, prova a capire Gaetano Zingrillo, Italia 1, Brasile 0, e il numero 3 azzurro Zingrillo che porta in vantaggio la formazione di Maurizio Iorio. Arrivano intanto cambi per quanto riguarda l'Italia, ora vediamo se ci sarà la reazione del Brasile, pronto Geda a toccare per Lima. Ci prova Lima, palla altissima sopra la traversa, la recupera Chimenti, è pronto a servire proprio vicino a sé Zingrillo, a trovare il gol. Dai Giorgio, accorcia! Ancora Zingrillo che prova a mettere in movimento Chimenti e ci riesce sull'attacco di Geda. Un rilancio che intendeva servire Cesar Rocha, ora si perde sul fondo e Zingrillo che lo recupera ancora per Chimenti, intanto rettifica per quanto riguarda il marcatore, è stato Davide Di Michele a realizzare per gli azzurri e non Zingrillo.
direttrice sportiva del numero 3, c'è stata la deviazione da parte dell'ex bomber della Regina che ha infilato il portiere Messias, dunque Di Michele non si grillo il marcatore, intanto calcio di definizione a capitale a colpo a Giorgino a parte con e la mossa di Cannoni e la nostra che sale il Brasile recupera Ryan Messias con le mani all'indirizzo di Lima che prova a favorire Geda, dimenti, la recupera ancora lancio verso fuori il Brasile fa vedere Geda, lascia il capitano per lui. Il tentativo di innescare il suo compagno di squadra viene per il momento fermato dall'Italia, anche se rimane in possesso di cuoio Cesar Roca. Si può vedere lì una palla ancora per Cesar Roca, la bella sporticciata recuperata da Chimenti, attenzione ancora il Brasile e l'errore da parte di Carlos Kayan. Ha avuto una buona opportunità per impattare il Brasile con Carlos Kayan, invece il tiro è arrivato altissimo Messias. Con le mani Messias ha provato a mettere in movimento Cesar Roca, non ci è riuscito e allora l'Italia a buon gioco recupera il pallone e poi Chimenti lo fa suo in questo momento, pronto a mettere in moto i suoi giocatori. L'estremo difensore, guardiamo ex Lecce Juventus, Antonio Chimenti, lo scambio con il suo compagno di squadra che favorisce ancora l'intervento attenzione Geda ci prova, pallone che però non inquadra lo specchio della porta e termina sul fondo. Lima prova a recuperare ancora Di Michele, palla sulla linea di fondo senza che però quest'ultima la varchi, allora Geda va ancora Geda, allora è verso Chimenti, recupera il portiere e serve ancora l'Italia con Gacci. Si fa vedere Giorgino alla vista, Gacci alza il pallone, lo indirizza in avanti, Cesar Roca, ancora Cesar Roca, e poi c'è il fallo commesso ai danni di Davide Di Michele che finisce a terra. Ancora del vantaggio azzurro a terra Davide Di Michele. Prova a rialzarsi l'ex bomber di Regina, abbiamo detto di tante altre squadre, Davide Di Michele ha scritto squadre importanti per quanto riguarda il calcio in Serie A e non solo, gol importanti suoi a tutti i livelli, in tutte le squadre. Calcio di punizione per gli azzurri, si è rialzato Di Michele, sarà lui a battere. Numero 10 in fascia di capitano, ancora del gol dell'1-0, pronto Davide Di Michele contro Ryan Messias. Recupera il stato difensore del Brasile, non recupera invece Lima, favorisce l'intervento di Cancò. Messias, prima di testa verso Geda che pareggia l'incontro, Geda dunque per il Brasile 1-1. Geda abbiamo detto prima
miglior marcatore, secondo miglior marcatore in Serie B con 67 reti. Solo uno ha fatto meglio di lui come straniero, Pablo Granoce Gedà, mette il sigillo dell'1-1 qui alla Big Soccer Arena, giocatore che abbiamo visto in tante occasioni nella campionata di Serie A, nella campionata di Serie B, ora diventata un marcatore televisivo, lo vediamo spesso a Sport Italia, dovrà vedere la sua massima campionata, non solo la campionata, ancora verso Gedà, altrimenti recupera da quest'altra parte. Intanto finisce il primo tempo parziale tra Italia e il Brasile 1-1, il gol David Di Michele e quello naturalmente di Gedà Neves per quanto riguarda il Brasile. Dunque che sta per iniziare 1-1, il gol abbiamo detto di David Di Michele per l'Italia, il pareggio di Gedà per il Brasile, 1-1 dunque, partita molto equilibrata in questo primo tempo, calcio d'avvio in questo secondo tempo, sarà battuto dal Brasile, pronto Gedà, che alza, non lo fa tanto bene, allora deve impostare la formazione carioca nell'occasione, c'è questo tentativo, ritiro, poi ancora, il numero 7, ovvero sia Cesar Rocha, recupera ancora l'Italia, è entrato Buon Matteo a difendere i pali e la porta della nazionale di Maurizio Iorio, ci prova da fuori Zingrillo, palla nettamente sul fondo, allora Messias con le mani, c'è il velo da parte di Neves, il velo che intendeva servire proprio a Gedà, proposto dal numero 9 da Silva, recupera ancora compagine carioca guidata in panchina da Felipe Copene. Brasile 2-1 per la compagine carioca, la firma è ancora quella di Gedà. Brasile 2 Italia 1, abbiamo detto Gedà, tante squadre con cui ha giocato e tanti gol realizzati, si sta mettendo in mostra anche questa sera, vediamo adesso la risposta degli azzurri. Brasile 2 Italia 1, quando Matteo recupera pronto a rilanciare, arriva un buon pallone per l'Italia, lo gestisce in questo momento la formazione azzurra che però non riesce a capitalizzare con Davide Di Michele, che poi ancora il dribbling, ancora Di Michele, ancora un buon assist e poi la conclusione sul fondo da parte di Massimo Ganci. Ancora Davide Di Michele contro due avversari, dribbling vincente, pallone sul fondo, Gedà, di petto verso da Silva, poi il tentativo proposto da Cesar Rocha, neutralizzato da Juan Matteo, colpo di testa ancora di Cesar Rocha, palla in fallo laterale, rimessa per l'Italia, Di Michele, poi ancora una buona opportunità, il pareggio degli azzurri! Stavolta timbrato dal numero 3 Zingrillo, vediamo un attimo, eh sì, è proprio lui, stavolta è giusta la sua azione, il pareggio firmato dal numero 3 Gaetano Zingrillo, 2-2 tra Italia e Brasile, Zingrillo ha risposto a Gedà, intanto torna Lima ed esce Cesar Rocha, 2-2, ci prova da fuori con un esterno Giulio Silva, 2-2, recupera Juan Matteo, si va a vedere David Di Michele, ottima azione, ottimo spunto, c'era forse fallo su di lui, Lima recupera il pallone, invita i suoi ad allargarsi, poi batte lungo dove l'Italia recupera ma solo momentaneamente il pallone, spedisce, schiaccia, arriverà sicuramente messa in gioco per l'Italia con Tandorra, per Juan Matteo, ancora verso Di Michele, colpo di testa di Lima, palla in fallo laterale, rimessa per l'Italia con Zingrillo, 2-2 dunque qui la Big Soccer Arena tra Italia e Brasile, palla all'interno dell'area di rigore per Ganci e poi fallo ammesso stavolta dal Brasile e successivo calcio di punizione per l'Italia da buona posizione,
gancio, va a sistemare con cura il pallone. Eccolo Ganci. Ganci contro Messias. Parte Ganci, il tiro. Messias respinge. E dunque annullata questa buona chance per l'Italia. Rimessa in gioco ancora per gli azzurri che sono pronti per proporre alcuni cambi. Il lancio di Quando Matteo Preda, ma solo per un attimo della Brasile, recupera ancora l'Italia con il zingrillo ritroso per Ganci. Ganci alza il pallone e poi va a tentare una conclusione a Lima, non aggancia. Di Michele recupera ancora una volta, lotta l'uno contro uno con Lima, duelli che ci sono stati anche nel massimo campionato. Lima spazza via verso il numero 9, William da Silva. Con le mani, lancio però fermato da Thiago Alves. E il lancio ancora per Thiago Alves, che non però non riesce ad evitare il palo laterale. La rimessa è ancora per l'Italia, 2-2 in questo secondo tempo. Al gol di Jeddah ha risposto Zingrillo, riportando l'Italia in parità. Si lotta su questo pallone, esce il Brasile, poi finisce a terra un calciatore italiano. Attenzione, azzurro schiena il piede, pronto a rialzarsi, esattamente Stefano Santoro, che fruisce adesso di questo calcio di punizione. È entrato anche Falconieri per la squadra di Maurizio Iorio. Sistemato con cura il pallone a terra Stefano Santoro per la battuta. Santoro contro Messias, dietro il pallone, Vito, dietro il pallone, dietro, dietro. Gli altri vogliono il giocatore dietro il pallone, parte Santoro, il tiro e gol! Il 3-2 dell'Italia lo firma Stefano Santoro. Porta prima la palla, Italia 3, Brasile 2. Stefano Santoro riporta avanti gli azzurri dopo il 2-1 di Jeddah. Sono arrivati i gol di Zingrillo e Santoro, e adesso l'Italia avanti 3-2 qui alla Big Soccer Arena in questa seconda giornata di questo mondiale Big Soccer. Controlla Zingrillo, ancora riposo verso Quando Matteo. Il lancio di Quando Matteo preso dalla difesa della Brasile, Messias verso il numero 3, Edson Alves. Corretto questo Alves, lancio per Quando Matteo recupera e rilancia verso Falconieri. Va Falconieri ancora all'uno contro uno e al momento di battere viene anticipato in fallo laterale. Rimessa in gioco per l'Italia, è stato un colpo però fortuito il numero 11 Carlos Cayan. Rimessa in gioco per l'Italia, zoppica vistosamente Cayan ma rimane in campo. Pallone all'interno dell'area di rigore, recuperato ancora dalla Brasile, è tornato intanto Jeddah, l'azione azzurra viene proposta e palla recuperata ancora da Zingrillo, ceduta a Quando Matteo che prova di innescare Giorgino alla vista senza riuscirci. Rimessa per il Brasile, Messias per Carlos Cayan. Carlos Cayan lancia lungo, prova a cercare la porta senza riuscirci. Rimessa per Quando Matteo, la vista, spalla la porta, alza il pallone, prova a girarlo, viene raddoppiato nell'occasione. Rimessa per l'Italia che rimane in zona d'attacco. Falconieri gira molto bene, Falconieri, il suo tiro rimpallato,
evita il fallo laterale per lo Scogliano. Guarda Matteo recupera, pressione da parte di Geda, ancora guarda Matteo per D'Angorra, la vista, manovra il numero 7, la vista cerca David Di Michele, palla fuori, rimessa per il Brasile, il rilancio ancora per la formazione interiore, il tiro buttato da Lidia Tassila e Ato, e allora quando Matteo muore per ancora il pallone per lanciare con un compagno di squadra, si fa vedere David Di Michele, prova ad anticiparlo lì, ma poi Di Michele il diagonale che sembrava colpo sicuro finisce di un nulla sul fondo. E allora Messias recupera e adesso in collaborazione con Carlos Cayan il lancio in avanti, colpo di testa all'interno dell'area di rigore trovato da Lima per Geda, palla fuori e rimessa nuovamente per il Brasile all'altezza dell'asse centrale del campo, rimessa effettuata verso Lima e va a mettere il pallo probabilmente sul numero 2 D'Angorra. E ora calcio di posizione per l'Italia. Ci avviciniamo alla chiusura anche di questo secondo tempo, 3 Italia, 2 Brasile, pronto a battere il calcio di punizione Massimiliano D'Angorra per l'Italia. Parte D'Angorra verso Messias che viene quasi beffato ma riesce a recuperare il pallone e a servire dalla parte opposta a Cesar Rocha, interno per Geda, ancora il Brasile raddoppiato, recupera il pallone d'Italia, Di Michele al centro, esce Messias, forse da prendere il pallone sui ganci, gli arbitri però non sono di questo avviso, loro ganci, ci prova l'acrobazia, ottima la risposta di Messias per entrambi, vogliamo un grande applauso da parte dell'arena di Porto Sant'Elpidio. Intanto l'Italia rimane in attacco, parte il lancio all'interno dell'area di rigore, recupera ancora la formazione azzurra, poi finisce a terra Davide Di Michele, si gioca con il Brasile che cerca di recuperare il pallone, il fallo commesso da D'Angorra, Brasile che adesso fruisce di un calcio di punizione, pronto a batterlo Cesar Rocha, il numero 7 in maglia gialla e verde, colori del Brasile. Italia 3, Brasile 2, pronto questo calcio di punizione per i Carioca. Battuto verso Giuda, palla fuori, finisce anche il secondo tempo, parziale al termine della seconda frazione, Italia 3, Brasile 2, punteggio che rievoca una sfida che si è giocata. Dai ragazzi, dai Roberto Cicchinè. E dai. Italia 3, Brasile 2, inizia l'ultimo quarto, il terzo e decisivo tempo. Italia che ha rimontato il 2-1 all'inizio del secondo tempo, siglato da Geda, ed è pronto adesso il Brasile a battere il calcio d'avvio di questa ultima frazione, il tocco con il tentativo svirgolato da parte di Carlos Cayan, rimessa per l'Italia, il tornato a difendere i pali degli azzurri, Antonio Chimenti che recupera adesso il pallone e lo rilancia in avanti per per il Brasile, all'interno per Geda di testa, Chimenti con un bel tuffo che merita anche l'applauso da parte della Big Soccer Arena, devia il pallone in calcio d'angolo, ennesimo tiro dalla bandierina per il Brasile, se ne incarica Carlos Cayan, calcio d'angolo dunque per il Brasile, dicevamo. Pallone che arriva malissimo all'interno dell'area di rigore, lo difende l'Italia, subisce fallo nell'occasione Santoro,
E allora calcio di punizione per gli azzurri. Si rialza Santoro, si piega un po' su se stesso, ha ricevuto probabilmente un colpo fortuito. Adesso si rialza Santoro, forse sabbia sugli occhi. L'Italia è pronta a battere. Giuseppe! Mentre Antonio Pimenti sistema anche quella che è la bandierina. La bandierina! Bravissimo l'estremo difensore azzurro. Allora calcio di punizione per l'Italia, Stefano Santoro è pronto. Parte Santoro, la conclusione finisce sul fondo, non si sa, per il Brasile, che deve essere ancora in tempo a questo punto. Il rilancio da parte di Messias, ancora Brasile, tentativo, palla che si impenna pericolosamente all'interno dell'area di rigore, tentativo rimpallato, poi un altro che finisce sul fondo, pressione da parte del Carioca, palla fuori, rimessa per l'Italia con Antonio Chimenti, con le mani verso Falconieri, quindi ancora il Brasile che però non controlla, palla che finisce sul fondo all'altezza dell'asse centrale, rimessa in gioco per l'Italia, già effettuata e palla tra i piedi di Chimenti e poi la recupera con le mani, pronto a rilanciare in avanti. Giorgino alla vista, caronato nell'occasione, ma l'Italia recupera immediatamente la palla. Chimenti con le mani, ancora verso Messias, prova a innescare ancora il Brasile. Brasile che lavora questo pallone. Gelera pronto all'interno dell'area di rigore ma non riceve. Rimessa ancora per il Brasile, attenzione, c'è forse fallo di mano. Protestano i giocatori del Brasile, gli armi che non ricordano la richiesta di cancellare la massima punizione. Dato un arbitro, ha dato la panchina del Brasile per calmare gli animi che erano un po' bollenti da parte dei giallo-verdi. Calcio di punizione per la formazione brasiliana. Lima lascia l'incombenza con il suo compagno di squadra. Ci prova Cesar Rocca. Chimenti è già posizionato sulla linea di porta. Prova Cesar Rocca. La conclusione che finisce sul fondo, la rimessa ancora per l'Italia. Corre il cronometro, siamo sempre sulle 3-2 per gli azzurri. Chimenti in avanti per la vista. Ancora Giorgino la vista, palla fuori, rimessa per l'Italia. Rimessa effettuata verso la vista da parte di Santoro, nuovamente palla in favore della nuova rimessa ancora per Santoro e per l'Italia. La vista va alla palla della pazienza, attenzione, abbiamo un po' di tempo di cambio nella Brasile, la vista si avvicina alla palla in linea del calcio d'angolo. Così una vista è pronta a battere il corner per l'Italia. Parte la battuta realizzata da Messias. Infatti allora il Brasile da quest'altra parte con Da Silva. Giorgio, dai Massi, dai Massi. Aspetta che tu Massi. Dai, andiamo. Dai, recupera con Chimenti. Togliamo Chimenti. In avanti ancora gli azzurri che però non può addormentare la partita, forti del vantaggio per 3-2, bisogna fare sempre attenzione alla Brasile. Ora Zimbillo esce, Lima, avanza Lima, lancio per nessuno, pallone che però diventa pericoloso perché impatta sul palo esterno, viene recuperato adesso da Chimenti, Davide Di Michele da Silva, poi con la testa Tangorra mette in fallo laterale, sempre
molto attento all'interno dell'area Jeddah da finalizzatore, abbiamo detto, ha fatto bei ricordi in Italia, vive in Italia, oggi fa l'opinionista dopo aver segnato tanti gol, adesso subisce un colpo Jeddah che finisce a terra, poi il pallone recuperato ancora dal Brasile, ma ancora a terra Jeddah che prova a rialzarsi. Il tentativo intanto con Chimenti, che è riuscito con il braccio di richiamo a mettere il pallone in calcio d'angolo. Non era facile considerando che il pallone gli è rimpallato davanti. Allora angolo per il Brasile. Va a posizionarsi in area di rigore da Silva. Parte la cross, libera Chimenti con i pugni, recupera ancora il Brasile. Ancora Lima all'interno, libera stavolta Tangorra. Messias, ancora per Lima che non impatta benissimo. Allora pur di evitare il contropiede spedisce la palla in fallo laterale. Recupera ancora la compagine azzurra con il Zingrillo. Si parte davanti il numero 3, ancora Zingrillo, autostrada. E a chiudere Zingrillo, non è impallato. Fallo laterale, rimessa azzurra, guarda, ancora la bandiera, metterà la palla nel rigore, il numero, il bandiera, Messias, magnifica, la bella azione di Davide di Michele. Ora è Thiago Alves, perde palla ancora di Michele, c'è un po' bisogno di mettere la giro, c'è un po' di Italia, realizzato da Massimiliano Tangorra. Italia 4, Brasile 2, il gol di Tangorra per gli azzurri. Subito cambio, esce Zingrillo. È entrato con il numero 4 Stefano Santoro. Ora due gol di vantaggio, Jeddah ci prova, Chimenti ci mette i pugni, spedisce in fallo laterale la conclusione di Jeddah. Ancora Jeddah all'interno dell'area di rigore, Chimenti recupera e mette subito in movimento Gacci. Gacci al tiro, la mezza Messias, però fallo laterale. Ok, lo faccio io, dai. Ancora. Sì, sì, sì. Ho capito, ho capito. Ancora il pallone con Da Silva, si fa vedere Jeddah. Jeddah sconfiglia il suo tiro qui al diagonale, ribattuto da Santoro. Ora è Lima che è pronto a rimettere in gioco il pallone. Intanto esce Chimenti per l'Italia, torna tra i pali Valerio Juanda Matteo. Il tiro intanto provato da Thiago Alves, anzi dal numero 9 William Da Silva, termina sul fondo, era una buona conclusione al volo da parte del centravanti carioca. Siamo sempre sullo 4-2 contro il Gacci, c'è una stanza ravvicinata, cerca il tappina, ora è andato in calcio d'angolo, messa per la nazionale azzurra. Anzi, calcio d'angolo, pronto di Michele, Paco, si deve tirare il rigore della Brasile, va di Michele, tutta invece sul palo esterno, terminiamo sul fuoco, deve accelerare le operazioni il Brasile, Da Silva, ancora contro la difesa, palla fuori, rimessa per il Brasile, Jeddah all'interno dell'area di rigore, la rimessa arriva proprio a Jeddah che prova a deviare, quando Matteo recupera il pallone, però viene concesso calcio d'angolo, Jeddah protesta nel frattempo per la mancata concessione di un penalty, rimessa per il Brasile, anzi calcio d'angolo, vediamo un po', per la nostra postazione siamo un po' coperti, calcio d'angolo per il Brasile, sempre all'interno dell'area di rigore, Jeddah, deviazione e palla fuori, ancora calcio d'angolo, va dalla parte opposta per il Brasile. Riesce quando Matteo a deviare, Jeddah si accontenta della rimessa in gioco. All'interno dell'area di rigore ci prova con una confusione al volo William Da Silva,
palla che però termina fuori, rimessa per l'Italia, è tornato Falconieri in campo per gli azzurri, altri cambi proposti da coach Maurizio Iorio. Naturalmente tanto attenzione, finisce a terra il numero 5 azzurro Massimo Ganci, calcio di punizione per il Brasile, Ganci ha coperto la palla, ancora cambi, tornano in campo gli azzurri, anche Giorgino alla vista ed è entrato anche Massimiliano Tangorra, autore del gol del 4-2, intanto ci prova il Brasile, il tentativo però non va, rimessa per l'Italia, il tassametro corre per il Brasile, Italia avanti 4-2, possiamo già dire che con questo successo si è arrivato a finire così l'Italia, e già mi ha segnato, intanto arriva il tentativo di segnare, Italia 4-22, Massimo Migliorio con questa stazione sotto per 2-1, messo in sesto la partita e la chiusa con un territorio 4-2, seconda vittoria consecutiva degli azzurri, e adesso l'Italia è già in semifinale, pronta a conoscere la sua avversaria che naturalmente verrà fuori domani dal match tra le altre contendenti. Italia batte Brasile 4-2, benissima serata, la seconda qui alla Big Soccer Arena.